Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mamma Rockstar questa mattina ha deciso di sorprenderci con un nuovo contenuto in GTA Online. Non è niente di che, si tratta di recuperare una nuova chiavetta audio da DJ Pooh. Quando entrerete in sessione vi arriverà questa email. Non so dirvi quanto tempo deve passare prima che vi arriva la mail. Io ho fatto una preparazione di Caio Perico e poi mi è arrivata. L'email dice questo: sono ormai 10 anni che ascoltate West Coast Classic e questo ci sembra un ottimo motivo per festeggiare. Chiamateci per scoprire come ottenere una registrazione esclusiva della nostra festa d'anniversario. Tutti i vostri ricordi degli ultimi 10 anni sono stati mixati dall'unico e solo Dem Funk, con la collaborazione di alcuni amici molto speciali della nostra frequenza. Chiameremo la compilation Dem Funk Event Score. Abbiate cura di voi. Tutto quello che dovete fare adesso è telefonare a un numero. Il problema è che questo numero non si ha da nessuna parte, almeno che non si legga in giro per la città o da qualche parte, perché a me personalmente nella email non c'era scritto. Mi è poi arrivato un messaggio in alto a sinistra che sarebbe questo, ma anche qui non c'era il numero. Il numero adesso ve lo dico e tutto quello che dovete fare è prendere il telefono, andare sulla rubrica e premere quadrato. E il numero da fare è questo qui: 611 555 0110. Vi ridico ancora una volta il numero così non potete sbagliare: 611 555 0110. Vi partirà una telefonata e vi risponderà DJ Pooh. Vi lascio la telefonata e ci sentiamo dopo. You just got through the West Coast Classics. Ain't nothing like finding a mixtape with some dame funky somewhere on a porch out there on Grove Street. Go get it. Finita la telefonata, vi apparirà sulla mappa il segno di una nota musicale. Attenzione però raga, non è detto che avete la chiavetta dove ce l'ho io. Mi sembra che ci sono 5 possibili locazioni. Io l'ho trovata a Grove Street, ma tranquilli, anche a voi una volta che avete fatto il numero vi apparirà sulla mappa, anche se è in un'altra posizione, su questo sono sicuro. Ho subito messo giubbotto, antiproiettili e snack perché a Grove Street non si sa mai. Quando vi avvicinerete alla chiavetta il joystick vibra. Non so se succederà da tutte le parti, ma da me c'era una casa che si sentiva la musica e avvicinandomi mi ha anche vibrato il joystick e difatti lì c'era la chiavetta. Ed eccola qua, vi rifaccio vedere giusto la posizione sulla mappa, ma ricordatevi che ci sono 5 possibilità di spawn di questa chiavetta, non è detto che la trovate dove l'ho trovata io. La musica raga, non ve la posso far sentire per questioni di copyright, siamo giunti alla fine di questo video, fatemi sapere cosa ne pensate di questi contenuti aggiunti a caso da Rockstar, perché oggi è lunedì e di solito il lunedì non succede mai niente. Per questo video è tutto, un grazie a tutti del supporto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!